C'è una nuova figura professionale in Physical Health Center ed è il direttore tecnico, rappresentato qui da Antonio Calcagni. Perché questo l'inserimento di questa tua figura? Diciamo che è una nuova figura nel segno dell'evoluzione della Physical Center. Physical Center che si trasforma in Physical Health Center. Faccio una breve storia di quella che è l'evoluzione della palestra. La palestra nasce negli anni 80 in via Trento per opera dell'amico professor Giuseppe Nunziata, che crea questo centro. Diciamo che negli anni 80 le attività fondamentali erano quelle dedicate al bodybuilding, e quindi questo nome Physical Center, cultura del fisico. Ora la Physical Center, come ti dicevo, si trasforma in Physical Health Center per un concetto nuovo di benessere, il concetto appunto del healthy living, vivere secondo salute. E diciamo che noi puntiamo molto su questo. Le nostre attività si basano principalmente su quelle che è il mondo del wellness e dell'healthy living, quindi del vivere secondo salute. Appunto, hai parlato di benessere ed è questo quello che ci interessa anche per la nostra rubrica Sport 7, è cosa fare, cosa bisogna fare per essere in salute e cosa si può fare. Vabbè, alimentazione sana, bilanciata, muoversi e diciamo meno stress, questo è fondamentale. A livello fisico, ecco, in che modo, quali sono le attività che possiamo svolgere, che si possono svolgere anche qui nel centro? Beh, diciamo che nella vita quotidiana è fondamentale, non lo so, almeno camminare, rinunciare il più possibile a quello che è l'utilizzo dell'autovettura. Noi da parte nostra cerchiamo anche di educare un po' a quella che è una vita secondo benessere. Infatti abbiamo una serie di attività importanti che sono attività proprio mirate ad acquisire il concetto di forma fisica, ma in quello che è poi la vita quotidiana. Ti faccio un esempio: noi per esempio abbiamo la back school, che è la scuola della schiena, ed è un'attività, diciamo, che educa al movimento. Non lo so, come spostare un armadio. Abbiamo una scuola per quanto riguarda le arti marziali dove praticamente facciamo il judo. Io seguo direttamente quale allenatore, appunto, gli allievi del Judo Club Fondi. Sono seguiti dal maestro Marcello Pedone, cintura nera quinto dan, che allo stesso tempo anche si occupa della scuola di Aikido. Poi abbiamo il team di MMA, Mixed Martial Art, il fighting team di Alfredo Achilli, che è diciamo, un cultore per quanto riguarda le arti marziali, nonché nazionale, ed è una persona, diciamo, un vero e proprio esteta per quanto riguarda le arti marziali miste.